Bentrovati a speciale elezioni amministrative 2023. Parliamo delle elezioni comunali, particolarmente del comune di Ragusa, e lo facciamo oggi con il terzo degli incontri del ciclo dei confronti a due tra ciascuno dei quattro candidati con gli altri tre. E quindi oggi siamo al terzo incontro che vede impegnato Peppe Cassì, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi, e Buon pomeriggio. Riccardo Schinina. Grazie, Due buonasera. dei quattro candidati, poi ovviamente ci sarà un altro incontro con gli altri due, quindi alla fine ciascuno avrà partecipato a un'intervista comune con un altro. E questo è utile perché, al di là del confronto collettivo e totale che poi faremo fra tutti i candidati, in ogni caso è bene cominciare a focalizzare alcuni dei temi che possono venire in rilievo in un contraddittorio a due, poi magari altri temi verranno più facilmente in rilievo nel confronto con altri. Quindi speriamo in qualche modo di offrire uno spettro quanto più ampio possibile a chi ci segue per avere informazioni e quindi elementi anche di valutazioni per chi ovviamente deve ancora formarsi una scelta nelle elezioni del 28 e 29 maggio prossimo. Allora, Riccardo Schinina, intanto sappiamo benissimo come fa parte anche delle parole d'ordine della propria comunicazione elettorale. Cassì è sostenuto da una coalizione di impronta civica, è anche un suo argomento elettorale che ora ulteriormente spiegherà. Mentre quella di Riccardo Schinina è una coalizione in cui ci sono partiti, anche se non solo partiti. E vogliamo cominciare da qui, anche perché gli elettori si eleggeranno il sindaco con un voto diretto, ovviamente, e quindi che si traduce automaticamente nella elezione del sindaco come carica monocratica e titolare del potere esecutivo amministrativo, ma poi c'è il consiglio comunale, ovviamente, che passa attraverso il voto dato ad una delle liste. E le liste possono essere, ci sono liste emanazione di un singolo partito, liste emanazione di più partiti, liste emanazione anche di nessun partito, nel senso tecnico del termine, nel senso giuridico, ma di movimenti civici, movimenti locali o comunque di aggregazioni anche elettorali formatesi proprio per sostenere un certo candidato. Ecco, attingendo alla propria coalizione, quindi comunicandola anche a chi ci segue per ulteriore momento di informazione, anche perché fino a quando le liste non si presentano, poi in effetti potrebbe capitare che qualcuna non vada in porto, ci possono essere ancora modifiche o cambiamenti. Vogliamo cominciare con un primo intervento in cui ciascuno dei candidati parli della propria coalizione, la illustra, ma spiega anche perché la propria coalizione, se ovviamente lo ritiene, è la migliore possibile per determinare la rappresentanza consiliare più utile alla città. Noi riteniamo che il dialogo tra i partiti politici e le liste civiche costituisca un valore aggiunto, ma in una città capoluogo come Ragusa costituisca una necessità per la nostra comunità, in quanto una città capoluogo, ovviamente, in una città capoluogo confluiscono diversi interessi che portano il sindaco a dover interloquire con le istituzioni, con il governo regionale, con il governo nazionale, con atenei universitari. Quindi abbiamo l'esigenza di avere una grande autorevolezza e l'autorevolezza viene data dalla politica, dai partiti, perché se le liste civiche sono l'espressione genuina dei bisogni più stretti della comunità, i comitati, le liste civiche, questi bisogni si generalizzano e dialogano con le istituzioni a tutti i livelli attraverso i partiti. Quindi i partiti sono uno strumento costituzionale per mezzo del quale la democrazia si organizza e per l'autorevolezza della nostra città non possiamo non dialogare con il sistema partitico, non possiamo non dialogare con alleanze forti, con i deputati che rappresentano la nostra città, e quindi ritengo che il sostegno del Partito Democratico, così come il sostegno del Partito Più Europa, del Partito Socialista, oltre al Demos, che è un movimento politico di livello nazionale, insieme alle liste civiche Generazione, Ripensare, Patto per Ragusa, costituisca un connubio che è valore aggiunto per la nostra città e valore aggiunto per la mia proposta, che è una proposta prettamente politica. Io non credo che i partiti politici sono dei gusci vuoti, non credo che sono degli strumenti per mezzo dei quali non si persegue il bene comune, ma credo che sono degli strumenti che vanno sempre monitorati dalla nostra collettività, che vanno adeguati alle esigenze della collettività per far sì che siano sempre più vicini alla gente, ma dall'altro lato dobbiamo ricordarci che senza il sistema partitico e senza la politica si va alla degenerazione e si va alla dequalificazione della classe politica. La classe dirigente non, per essere classe dirigente di una comunità non è sufficiente essere onesti e nuovi, bisogna essere preparati e bisogna avere delle competenze.
competenze politiche, non competenze tecniche. E le competenze politiche sono l'ascolto, la vicinanza, la rappresentanza e la protesta. Bene, grazie. Cassì. Allora, io nella mia coalizione siamo cinque liste, ci sono cinque liste, la una è quella che porta il mio nome, è quella che mi ha sostenuto anche cinque anni fa, poi c'è una lista, partecipiamo a Ragusa Futura, che fa capo a Giovanni Acono e Mario D'Asta, c'è un'altra lista, è quella di Giorgio Massari, Ragusa Prossima, lista che è stata presente anche alle scorse elezioni amministrative, poi c'è una lista De Luca per Ragusa, fa capo a De Luca, rappresentata qui a Ragusa da Saverio Buscemi, e c'è una lista civica di Nuova Costituzione che ha come leader Giovanni Gurrieri, già rappresentante politico e consigliere comunale. Diciamo che io non condivido il fatto che per fare politica nelle città si debba necessariamente avere degli agganci con partiti politici. Non discuto il fatto che partiti, secondo la nostra Costituzione, sono i corpi intermedi che rappresentano il cuscinetto, il punto di contatto tra la comunità e le istituzioni centrali e le istituzioni in generale. Ma io ho fatto una scelta diversa e ritengo che si possa fare e si sia fatto in questi anni politica tranquillamente anche al di fuori dal mondo dei partiti. Rivendico il fatto che durante questi anni ho intrattenuto rapporti cordiali, ma direi anche improntati a una grande collaborazione con tanti esponenti politici di livello nazionale e regionale, quindi questo a testimonianza del fatto che è smentita la teoria secondo cui se non c'hai un partito dietro non puoi diciamo, interloquire con le istituzioni. Le istituzioni che rappresentano il territorio, ma anche quelle nazionali, quelle centrali, sono tenute a parlare con i rappresentanti degli enti locali, lo hanno fatto con profitto in questi anni. Io ho avuto ottimi rapporti dal Presidente del Consiglio Conte al Vice Ministro, Vice Sottosegretario Cancelleri, al Presidente della Regione, anzi siamo riusciti attraverso un'opera politica e politicamente rilevante a mettere tutti intorno allo stesso tavolo quando si è trattato di discutere di situazioni fondamentali per il territorio ragusano come la Ragusa Catania, quindi diciamo che io ho avuto in questi anni un contatto continuo, costante, col tessuto sociale della città, il tessuto economico, il tessuto produttivo, con i sindacati. Ho scoperto l'esistenza di tante associazioni, c'è una grande propensione dei ragusani di formare reti di collegamento in grado di intercettare esigenze che appartengono a comunità, a categorie particolari. Ebbene, con queste associazioni io mi sono interfacciato in questi anni, con profitto, sono entrato in questo mondo, ho respirato l'aria cittadina attraverso questi gruppi, non necessariamente partiti. Ora, i partiti sono necessari. A me quello che un po' mi dispiace, constato che succede a Ragusa, che i partiti purtroppo si radunano e si ricordano di essere partiti solo pochi mesi prima delle elezioni. Non c'è stato e non c'è, se non qualche eccezione, nella città di Ragusa una presenza dei partiti costante, continua, la presenza che fa in modo che ci possa essere un contatto con la gente, quella presenza che determina anche la nascita e la, diciamo, di una classe dirigente. Ecco, questa Ragusa non c'è stato. Allora, Cassì, in effetti ha anticipato ciò che io avrei voluto chiedere, ma in ogni caso ecco, ci siamo già portati avanti, perché dopo così la prima parte della risposta avrei voluto chiedere proprio su questo stesso tema ad entrambi i nostri ospiti di fare degli esempi, non su Cassì a sostegno del fatto che l'impronta civica della sua coalizione non lo abbia limitato nella sua capacità amministrativa, però ecco, mi ha un po' già anticipato, e a Schirinà, e quindi passiamo subito a lui, del perché invece ritiene che possa essere un limite una coalizione civica, qual è quella di Cassì nell'esercizio dell'azione amministrativa, qualora Cassì fosse rieletto sindaco, e invece al contrario, visto che ci sono partiti che sostengono Schirinà, come questo possa essere un bene nell'adempimento del mandato qualora fosse eletto Schirinà. Qualora la coalizione a sostegno del sindaco uscente fosse una coalizione realmente civica, sarebbe un limite perché creerebbe delle difficoltà di dialogo con le istituzioni a tutti i livelli, delle difficoltà di dialogo istituzionale, di autorevolezza istituzionale, perché la politica, i partiti, comunque null'altro che sono rete, rete tra sindaci, rete tra presidenti delle province, laddove c'è una provincia, reti tra sindaci, governi regionali, amministratori,
senatori e deputati, e quindi sono strumenti attraverso i quali c'è una facilitazione di dialogo. In realtà la peculiarità della coalizione che sostiene l'amministrazione uscente è che non è una coalizione civica, ma è una coalizione per più di metà finto civica, perché all'interno della coalizione vi sono pezzi partitici anche, c'è il commissario di Azione, Nitto Rosso, che sostiene la coalizione uscente, l'amministrazione uscente, c'è il deputato della DC di Cuffaro, Ignazio Abate, che ha dichiarato palesemente di sostenere l'amministrazione uscente, il sindaco Cassì, ritenendolo in linea con la sua esperienza modicana e sostenendolo attraverso uno strumento civico che è la lista del consigliere uscente ex MPA, ex Movimento 5 Stelle, oggi Terra Madre, e del consigliere comunale ex UDC, ex Forza Italia, ex Lega, ex Cassì sindaco, oggi Terra Madre, che è la signora Marfa. E stiamo parlando anche di pezzi partitici in totale lontananza rispetto ad altri pezzi della stessa espressione, perché in quella coalizione c'è anche Ragusa Prossima, che ha rappresentato storicamente la sinistra cattolica della nostra città e che fino a 2 mesi fa aveva dichiarato che mai avrebbe avuto un legame qualsivoglia politico, civico o di vicinanza con Ignazio Abate e con la nuova DC di Cuffaro. Dopodiché in quella coalizione c'è anche Cateno De Luca, che ricordo non è un movimento civico, ma è un partito politico, lo scopriamo dai 6 metri per 3 in cui Cateno De Luca a Ragusa per Cassì chiede i contributi 2 per 1000 per i partiti, lo scopriamo inoltre, copriamo anche un sostegno di un Cateno De Luca che ha un modo di fare politico lontano alla gentilezza, alla sobrietà, alla diplomazia che caratterizza il sindaco Cassì. Bene, allora restiamo sempre a Sirinà per cominciare un'altra tornata. Allora, siamo a questo punto della città con l'amministrazione che si uscente, quindi c'è una sindacatura che ha prodotto un quinquennio di lavoro amministrativo e che ovviamente è il banco di prova, il giudizio, anche perché il sindaco uscente si ricandida. Allora, se Riccardo Schirinà punta ad essere eletto sindaco è perché ovviamente ritiene che non sia stato positivo l'operato del sindaco Cassì. Dove, come e perché? Io ritengo in generale che Ragusa ha delle potenzialità particolarmente rilevanti e delle performance inferiori rispetto a quelle potenzialità. Io ritengo che Ragusa abbia bisogno di una grossa scossa, perché non vi è fermento economico, culturale, sociale. In questi 10 anni noi abbiamo avuto la perdita di pezzi importanti della nostra città in termini di autorevolezza, dalla Camera di Commercio al Club Med, al Donna Fogata Resort, alla Banca d'Italia, all'ospedale che perde ogni anno un reparto. E rispetto alle lotte portate avanti da taluni deputati di questa provincia, io non ho visto il nostro sindaco a sostegno forte di quelle battaglie politiche, proprio per la sua concezione civica della città, per la sua concezione poco politica e più amministrativa, più tecnica, più da funzionario. Io credo che il sindaco debba essere un rappresentante della comunità a tutti i livelli, in tutte le istituzioni. Credo che Ragusa debba ritornare ad essere leader vera nella zootecnia a livello regionale. Noi produciamo il 70% del latte a livello regionale e abbiamo la maggior parte delle nostre aziende zootecniche che ha bisogno di essere riammodernata, ha bisogno del sostegno della politica per fare investimenti comuni nel mondo del biogas, abbiamo bisogno di riportare con forza l'università a Ragusa essendo autonomi dall'Ateneo di Catania, abbiamo bisogno di opere infrastrutturali importantissime, la prima tra tutte il quarto parcheggio a Ragusa Ibra, il parcheggio multipiano. Abbiamo bisogno di ambizione, abbiamo bisogno di ripensare alla vallata Santa Domenica, non con lo strumento degli orti urbani, che mi consente di capire che questa è un'amministrazione che ha una visione abbastanza miope, ma facendo sì che la vallata Santa Domenica diventa il parco più bello d'Italia. Consideri che in Italia le città costruiscono dei parchi, noi abbiamo la fortuna di essere costruiti attorno a un parco che deve diventare di rilievo internazionale. Bene, la risposta che ha dato contiene anche tanti accenni programmatici, ognuno dei quali potrebbe essere oggetto di un tema e anche di un approfondimento, ma stiamo ancora su questo aspetto generale, ovviamente su ciò che ha detto Schirinà, visto che Cassì è il sindaco uscente, può farci sapere esattamente come la pensa su questi temi, ma anche sulle critiche in generale che le sono state mosse. Allora sì, do una notizia a tutti quanti, all'avvocato Schirinà, la notizia è che Ragusa avrà il parco urbano esattamente alla vallata Santa Domenica, dove cui lui ha fatto riferimento poc'anzi, perché
La Vallata San Domenica non sono soltanto gli orti urbani, non è soltanto il sentiero che è stato ripristinato, non sono soltanto i siti di interesse archeologico o di interesse storico che ci sono, ma è tanto altro. Ebbene, quando si è trattato di programmare come spendere una parte delle somme che il PNRR è destinato alla città di Ragusa nella missione di rigenerazione urbana, si è pensato proprio alla Vallata Santa Domenica e a destinare una somma che superi 7 milioni, siamo quasi a 8 milioni, proprio per realizzare in quel sito un parco urbano, esattamente come è stato detto. E non sto parlando di idee progettuali che chissà quando arriveranno, sono idee già trasformate in progetti, ci sono procedure che già prevedono di bandire la gara per l'esecuzione dei lavori da qui a breve, sono fondi recentissimi, quindi la procedura è già avviata, è già a buon punto, posso rassicurare tutti sul fatto che il Comune di Ragusa potrà mettere a terra, come si dice adesso, tutti i progetti che sono stati finanziati, e Ragusa ha avuto finanziati tutti i progetti che sono stati presentati, perché questa è a dimostrazione dell'efficienza amministrativa, della capacità anche degli uffici e dell'amministrazione di portare avanti tutte le procedure. Quindi Ragusa avrà il parco urbano, Ragusa avrà avuto un'altra facoltà universitaria quest'anno, proprio per le interlocuzioni che questo sindaco ha avuto con il rettore, con il direttore generale dell'Università di Catania. Ricordo a me stesso, prima ancora che a tutti gli altri, che Ragusa, il Comune di Ragusa ha sottoscritto nel 2013 un accordo con l'Università di Catania che vincola il Comune stesso a non aprire altre facoltà universitarie se non con il consenso dell'Università di Catania, perché purtroppo in quel momento, quando crollò il sistema universitario che si era costruito, quando si passò da 8-10 facoltà a una praticamente, in quel momento il Comune di Ragusa contrasse un debito con l'Università insieme alla provincia di oltre 10 milioni di euro, debito che stiamo restituendo con una quota annua, debito che finiremo di saldare soltanto il 2027. Bene, fino al 2027 non si potranno raggiungere accordi con altre università di nessun tipo, questo è un accordo vincolante, evidentemente gli altri candidati che fanno spesso leva sull'aumento dell'offerta formativa, questa notizia non ce l'hanno, non ce l'avevano, ma è così, quindi noi possiamo in questo momento trattare con Catania, lo abbiamo fatto con profitto, l'abbiamo fatto azionando le nostre leve politiche, questo a riprova del fatto che a Ragusa c'è stata, e come se c'è stata, un'attività politica intensa, e grazie ai buoni rapporti, all'interlocuzione, alla progettualità, si è arrivati anche all'istituzione di un nuovo corso di laurea e siamo vicini a un terzo corso di laurea. Dovrebbe essere facoltà di agraria, c'è già una interlocuzione avviata, stiamo parlando in questo senso, dobbiamo individuare dove realizzare anche gli uffici necessari, però siamo veramente vicini anche a questo ulteriore traguardo. Bene, allora, ancora Cassì, c'era anche nella precedente risposta di Schininà un profilo generale di critica sulla insufficienza o inadeguatezza dell'azione, quindi se vuole può anche sul piano generale, senza fare esempi programmatici, rispondere, ma poi la domanda è questa, rispetto a ciò che l'amministrazione Cassì ha fatto, che ritiene di aver fatto, che dice di aver fatto, che comunque la città vede che abbia fatto o riconosce che abbia fatto, invece il secondo mandato che Cassì chiede, per che cosa si dovrebbe caratterizzare? Ma guarda, allora sento parlare di inadeguatezza, di mancanza di autorevolezza dell'amministrazione. Io lascerei che questi giudizi lo diano le persone, gli osservatori, coloro che hanno avuto rapporti di interlocuzione con l'amministrazione comunale in questi 5 anni. Io ho trovato porte aperte, ho trovato grande collaborazione, ho trovato anche un approccio estremamente positivo e favorevole verso la mia amministrazione. Io non temo di diventare presuntuoso se dico che il Comune di Ragusa ha un prestigio altissimo nei confronti di tutte le istituzioni che si vengano a trovare in contatto col Comune di Ragusa e con tutte le istituzioni che orbitano intorno al Comune di Ragusa. E così è, perché così è con le prefetture, con il Tribunale, con le questure, con tutti gli organi politici regionali e sovracomunali. E quando si parla del Comune di Ragusa si parla di uno dei pochi comuni siciliani efficiente, che rispetta gli impegni, un comune dove c'è molto
elevato il senso civico, il decoro, c'è una grande attenzione dell'amministrazione verso tutto quello che riguarda le esigenze dei cittadini. Quindi sotto questo aspetto autorevolezza è qualcosa che ti deve essere riconosciuto dagli altri, non si può uno autodefinire autorevole. Io nella mia storia, nella mia vita, ho guidato gruppi sportivi, squadre sportive, ho guidato un sindacato nazionale, ma in ogni circostanza l'autorevolezza me l'hanno riconosciuta gli altri, non mi sono autodefinito autorevole. A un certo punto la leadership, le doti non si proclamano, ci sono o non ci sono, e ci sono non alzando la voce, gridando, sbattendo i pugni, ci sono perché ti viene riconosciuta quella capacità di mediazione, quella capacità di intercettare gli interessi, quella capacità di agire in maniera efficace, disinteressata. Questa è la leadership, questa è l'autorevolezza. Io sono certo che il Comune di Ragusa ha avuto autorevolezza in questi 5 anni e me lo attestano continuamente tutti coloro che si trovano in contatto con questo Comune. Bene, allora adesso ricominciamo con le schienina, al di là di un'eventuale replica, volevo anche chiedere qual è la città che eventualmente, qualora venisse eletto e potesse amministrarla per 5 anni, il sindaco Schininà pensa di poter determinare e offrire alla comunità proprio sulla base delle proprie idee programmatiche. Poi altra cosa è quello che si riesca a fare rispetto agli intendimenti, ma oggi possiamo valutare solo le idee e gli annunci di progetto. Certo. Diciamo, no? È necessario fare un paio di riferimenti a quanto detto dal sindaco uscente. Per quanto riguarda la convenzione con l'università, è vero che è prevista una clausola di esclusiva che è limitata soltanto alle facoltà, ai corsi universitari che sussistono all'Ateneo di Catania, quindi il nostro consorzio può dialogare con qualsiasi altro rettore, con qualsiasi altra facoltà, università, per portare a Ragusa facoltà non presenti a Catania e più vicine alle esigenze imprenditoriali del nostro territorio. Il finanziamento e il progetto della Vallata Santa Domenica sono palesemente indicative del fatto che noi abbiamo un'idea enormemente più ambiziosa e diversa rispetto a quanto questa amministrazione sta proponendo, e sta proponendo comunque con una clessidra, così come tutti i progetti portati avanti da questa amministrazione sono portati avanti con delle clessidre. Un amministratore che si presenta al giudizio della città si deve presentare al giudizio della città non con delle clessidre ma con dei fatti concreti, e in questi 5 anni non c'è una sola azione amministrativa nel mondo dei lavori pubblici, nel mondo degli eventi culturali, che ha lasciato il segno alla città, che ha cambiato il volto della città o che può essere caratterizzante di questa amministrazione. Per quanto riguarda l'immagine della città che stiamo cercando di dare, una città che sia al passo con i tempi. Darwin diceva: né il più forte né il più intelligente sopravvive, ma è più reattivo al cambiamento. Noi a Ragusa non siamo stati reattivi al cambiamento, noi a Ragusa non abbiamo avviato le pratiche, la sfida della transizione digitale, dell'ammodernamento del comune, non abbiamo un dirigente, non abbiamo un ufficio, non abbiamo il piano triennale della transizione digitale. Oggi ancora nel 2023 un cittadino ragusano che deve avere a che fare con il comune, la prima domanda che si fa è: chi conosco il comune come funzionario, come consigliere comunale, anche semplicemente per sistemare una buca sotto la strada o per una lampadina da accendere. E questo trasforma, va a degradare i diritti dei cittadini in favori, ma soprattutto non consente alla nostra città di essere attrattiva rispetto agli investitori. Nella nostra città non abbiamo colto le sfide della transizione ecologica, e non ne parlo soltanto da un punto di vista ideologico, ne parlo da un punto di vista economico. L'occasione dell'ecosisma bonus è stata un'occasione persa dalla nostra città. La politica, la cittadina, doveva creare tutte le condizioni perché i cittadini venissero agevolati nel cogliere quell'opportunità, anche burocraticamente, e non con un ufficio che rilascia una concessione edilizia con tempi medi che vanno da 8 mesi a 1 anno. La città deve cogliere le sfide delle comunità energetiche che stanno arrivando, e deve cogliere questa sfida non come ha fatto con l'ecosisma bonus. La città deve essere una città molto di più a misura di giovane. Considerate che abbiamo un'apatia culturale, un allontanamento dei giovani dal mondo dell'associazionismo sportivo e culturale che è diventato enormemente preoccupante. Non abbiamo luoghi di aggregazione dei giovani, a Ragusa si incontrano nel parcheggio delle masserie o al mercato del selvaggio. E infine una città inclusiva, questo è fondamentale dirlo, perché il dialogo tra le diverse culture nella nostra città non esiste. Dobbiamo far sì che l'8-9% di cittadini residenti ragusani, cittadini stranieri,
possano sentirsi parte integrante della nostra comunità e non ghettizzati in una singola scuola e nel centro storico. Più brevemente, cosa pensate dell'autonomia differenziata, che è un tema che oggi tocca direttamente il dibattito pubblico, politico, generale, istituzionale? Ovviamente ci sono posizioni per schieramenti politici, ma poi ci sono anche tante testimonianze di vario segno, no? Al di là delle appartenenze politiche, tra sindaci, presidenti di regione, autonomia locale in genere. Riteniamo che così come è proposta oggi costituisce un errore e può essere gravemente dannosa per le regioni più al sud che hanno difficoltà strutturali. Riteniamo che se l'autonomia differenziata è basata non sulla ripartizione delle somme, ma sulla performance dei risultati al fine di giudicare gli amministratori più performanti, allora l'autonomia differenziata può avere un senso, perché consente alle varie realtà territoriali, ai vari comuni, di essere in competizione tra di loro e di essere quanto più performanti. Faccio un esempio: una città come quella di Modica, che è stata distrutta, dilaniata dal sindaco uscente da un punto di vista economico, in un'ottica di autonomia differenziata verrebbe punita rispetto ad amministrazioni più performanti. O una città come Ragusa, che non coglie le sfide del terzo millennio e che quindi non fa investimenti, ovviamente sarà meno performante rispetto ad altre realtà territoriali, anche limitrofe in Sicilia, che hanno colto questa opportunità. Quindi se l'autonomia differenziata è uno spunto di performance, uno spunto per dare agli amministratori degli obiettivi performanti e giudicarli sulla base di dati oggettivi, allora può avere un senso, ma così come proposta è enormemente dannosa. E sono scandalizzato del fatto che il governo regionale non sta alzando una protesta rilevante nel governo nazionale, nel dialogo. Grazie. Con il governo nazionale. Cassi. Sì, allora, evidentemente la visione della città che abbiamo con Riccardo Schina è completamente diversa, c'è l'opinione di quello che è stato. Io cito dei numeri, cioè quando noi facciamo riferimento a delle opere pubbliche, a delle cose che succedono in città, lo facciamo sulla base di dati concreti, di fatti concreti, di cantieri che aprono, di decreti di finanziamento. Noi abbiamo oltre 140 milioni, dico 140 milioni di finanziamenti di opere pubbliche, e una sessantina dei quali già sfociati in opere completate. Abbiamo solo del PNRR circa 43 milioni di progettualità finanziata, attenzione, fondi quindi che sono arrivati adesso, alcune gare, alcuni appalti già aggiudicati, quindi c'è un ufficio che non solo produce progetti, non solo è efficiente nell'alimentare le piattaforme necessarie per poter avere diciamo, i contributi necessari nei tempi previsti, abbiamo una situazione economica stabile che ci consente, questo grazie anche alle politiche finanziarie di questa amministrazione, con strumenti finanziari approvati nei termini di legge, questa stabilità finanziaria ci consente di anticipare anche le somme necessarie per avviare la progettualità, per avviare i cantieri. Con l'efficienza degli uffici riusciamo a rendicontare, alimentando le piattaforme, avere indietro diciamo, il rimborso delle somme spese, e si crea un circolo virtuoso straordinario, perché fa sì che la città di Ragusa è un modello, è un esempio in tutto il meridione d'Italia. Quindi questa rappresentazione di una città decadente, una città in ritardo, non in linea, è una rappresentazione. Ora torneremo su questo, autonomia differenziata. Sull'autonomia differenziata, io il mio giudizio è ancora più netto di quello di Riccardo Schina. Io penso che sia veramente qualcosa di estremamente negativo per il nostro territorio. Credo che prevedere, ma già sbagliata è la norma costituzionale così come è stata votata qualche anno fa, purtroppo anche con esponenti della sinistra che hanno fatto autocritica adesso di fronte a quello che sta succedendo, cioè prevedere che ci possa essere nel territorio nazionale una divergenza, una diversità, una differenza di trattamento e con riferimento. Parliamo della riforma costituzionale a proposito della sinistra. Sì, la riforma costituzionale che prevede l'autonomia differenziata. Adesso che sta per essere attuata l'autonomia differenziata, ci troviamo di fronte all'errore che è stato fatto. Infatti non si fa con legge ordinaria, sia pure una legge anomala, particolare, una legge rinforzata, perché presuppone un'intesa con le regioni e poi un voto prendere o lasciare a pacchetto da parte del Parlamento, che non può emendare il testo. Pensare che nel territorio nazionale ci possono essere servizi essenziali come l'istruzione, come l'ambiente, che vengono trattati diversamente da regione a regione, anche sulla base della capacità dell'amministratore di turno. Ora, se c'è un amministratore scadente o scarso, questo non può andare a discapito
discapito di chi vive in quella comunità. Ma stiamo scherzando, c'è veramente qualcosa... Quindi contrario all'autonomia differenziata. Ma tanto è vero che chi insiste in maniera, diciamo, feroce, diciamo, sull'attuazione di questa riforma sono i rappresentanti della Lega che hanno iniziato la loro attività politica facendo una differenza tra un territorio, quello dove erano rappresentati, e tutti gli altri. Allora, che vogliamo fare con questa autonomia differenziata? Cioè, io sono sinceramente preoccupato perché si sta andando rapidamente verso l'approvazione di queste norme e prevedo e vedo una, veramente dei rischi notevolissimi per le comunità del, del Sud Italia. Bene, molto in breve, prendendo uno spunto che era contenuto in uno degli interventi precedenti e vale per entrambi. Allora, Cassì ha detto che il comune di Ragusa ha una sua reputazione istituzionale molto alta da parte delle altre istituzioni per una serie di fattori che ovviamente si conoscono e poi si può condividere o meno. La domanda è, per entrambi, con le differenziazioni inevitabili anche rispetto ai ruoli esercitati, intanto se ciò è vero e se quindi questo prescinde, come dire, dalla sindacatura Cassì, ma è un fatto storico accertato, consolidatosi negli anni attraverso l'avvicendarsi delle varie amministrazioni, e se si deve a qualcosa in particolare, a qualche formula, a qualche ricetta che eventualmente per il futuro è al sicuro, oppure bisogna stare attenti anche a questo, Cassì? Io credo che sia al sicuro. Allora, io credo che quando si dà un giudizio di città decadente, di città sonnacchiosa, eccetera, questo giudizio non va a ricadere sull'amministratore di turno. Secondo me è un giudizio negativo che si fa nei confronti della città. Il merito della città, certamente della alta reputazione, della qualità di vita che c'è nella città di Ragusa, e lo dicono le statistiche, lo dicono i numeri, Ragusa è prima per qualità amministrativa, per qualità della vita in tutte le classifiche delle città del Sud Italia. Questo è un merito che va ascritto innanzitutto ai ragusani, perché certamente la comunità ragusana ha sviluppato delle doti di resistenza, delle doti di operosità, riesce a tirarsi fuori dalle situazioni difficili. La comunità ragusana non ha mai beneficiato di una assistenza politica come si usa fare nel meridione d'Italia, in altre zone della Sicilia. Non c'è un assistenzialismo così capillare, anzi non ce n'è completamente. Quindi i ragusani sono dati da fare, sono cresciuti anche nei momenti di difficoltà. Ecco, l'amministrazione compito di accompagnare questa crescita, di guidarla, di trovare nuove soluzioni. Io credo che in questi 5 anni questo sia stato fatto. Io credo che i ragusani abbiano trovato conforto in un'amministrazione che ha dovuto gestire, ma non lo dico, non l'ho mai detto perché non mi piace parlare di questo, però ogni tanto bisogna che qualcosa venga fuori. Cioè, abbiamo vissuto veramente 2 di questi 5 anni, uno dei momenti storici più drammatici della età moderna. Allora, in questo periodo l'amministrazione ha mantenuto autorevolezza, compattezza, ha tenuto insieme la comunità, è stato d'esempio per tutti. Io credo che questo compito l'abbiamo svolto in maniera egregia e nel momento in cui c'è stata la possibilità di ripartire lo abbiamo fatto prima degli altri, lo abbiamo fatto prima degli altri, siamo stati pronti e reattivi su ogni misura, su ogni contributo, su tutto quello che arrivava dal governo centrale e dal governo regionale. Per chiarire meglio, al di là ovviamente poi della libertà dei giudizi di ognuno, quando parlavo di questa ottima reputazione istituzionale, certamente l'elemento oggettivo che nessuno può contestare è l'equilibrio finanziario, l'ordine finanziario, la gestione dei conti, i tempi di pagamento. Il comune di Modica è un disastro, altri comuni chi più chi meno lo sono, Ragusa assolutamente no. Noi, grazie a questa ottima reputazione della città, grazie a questo fermento descritto della città, abbiamo 18.000 case vuote nel centro storico, abbiamo perso l'università, l'ospedale ha perso nefrologia, ha perso otorinolaringoiatria, ha perso pediatria che è stata riaperta in periodo elettorale grazie alla protesta forte delle mamme, non è stata aperta la Strocchio Unit, abbiamo l'ospedale civile nel centro storico di Ragusa Superiore che è totalmente vuoto, abbiamo San Giacomo, una comunità di 1.000 persone senza acqua potabile da oltre 3 anni, sono dei dati reali, con pause del servizio di acqua per oltre 20 giorni, abbiamo una gestione delle autobotti nelle periferie, nelle contrade che è raccapricciante, si arriva a ritardi di oltre 10-12 giorni, abbiamo una rete idrica che perde oltre il 63% di acqua, questo è un altro dato evidente, siamo tra gli ultimi in classifica nei ranking delle smart cities perché non abbiamo avviato nessuna politica di transizione digitale. Quando ti candidi
per dare una proposta alternativa alla città, per dare un disegno diverso della città, la prima cosa che devi fare è necessariamente un'analisi della situazione. E l'analisi della situazione non è un'analisi negativa, decadente, preoccupante. Direi di più, perché la città è una città che vive un'emigrazione giovanile oggi preoccupante, perché la maggior parte della mia generazione pensa al futuro dei propri figli fuori da Ragusa, perché non c'è una netta connessione delle realtà imprenditoriali ragusane e non c'è una connessione tra le realtà imprenditoriali, le associazioni e la città. Abbiamo fenomeni di delinquenza nel centro storico molto preoccupanti e di delinquenza preoccupanti anche a causa della mancata inclusione sociale. Questo non è dare una descrizione decadente della città, preoccupante della città, questo è necessario per poter capire qual è il programma della città. È ovvio che il sindaco uscente ha una visione di una città con fermento sociale, culturale, con fermento economico ed è ovvio quindi che la principale emergenza che vede per la nostra città è la sicurezza del pedone, perché evidentemente vive in una città scollegata dalla realtà. Ovviamente stiamo parlando di due visioni che sono nettamente diverse ed è giusto che siano i cittadini concretamente a valutare queste due visioni, perché quando i cittadini passeggiano per la città e non trovano i 120 cantieri, i milioni e milioni di euro di opere, ovviamente si fanno una domanda. Noi nel passato abbiamo avuto un sindaco che nell'arco di 6 anni ha fatto 3 parcheggi, il porto, la riqualificazione del lungomare di Maria di Ragusa con la demolizione della camperia, la riqualificazione della villa attraverso l'abbattimento dell'Epissia, la riqualificazione della via Roma, ha fatto delle scelte forti il cui passaggio nella città ha lasciato un segno. In questa amministrazione la gente dice due verità, che il sindaco uscente è una brava persona e che non ha fatto nulla di male, rispetto ad un'alternativa che forse è un po' arrogante, un po' presuntuosa, un po' maleducata probabilmente, ma che sta cercando di dire alla città, attenzione che la città ha bisogno di un passo in avanti, ha bisogno di grande ambizione. Se ritenete che la città non ha quel fermento sociale, economico, culturale descritto dall'amministrazione uscente, allora è necessario dare un voto in discontinuità amministrativa, altrimenti è giusto il voto della continuità amministrativa. Allora, poiché questo intervento è stato più lungo un po' degli altri, una breve replica e poi cambiamo argomento con un'altra tornata, solo proprio su questa battuta finale. Abbiamo visioni totalmente diverse, è chiaro che il cittadino ragusano poi deciderà da qui a breve, no, se questa visione così disfattista su un'amministrazione incapace e inconcludente è condivisibile o invece è condivisibile l'idea opposta. Se chi va a fare una passeggiata a Marina di Ragusa oggi trova una città, una frazione trasformata con impianti sportivi che prima non c'erano, con parcheggi riqualificati dove, che prima non c'erano, con lungomari riqualificati integralmente, con piste ciclabili che prima non c'erano. Cioè, veramente stamattina ho fatto una passeggiata, il lungomare Andrea Doria nel giro di un mesetto potrebbe essere pronto e fruibile, è diventato un luogo straordinario, con un altro lungomare che verrà riqualificato, un lungomare Bisani, con un progetto che tra l'altro è stato riconosciuto come il migliore quando i fondi ministeriali andavano a premiare con 20 milioni in totale 5 regioni meridionali. Bene, 5 di questi 20 milioni sono andati al progetto del Comune di Ragusa di riqualificazione lungomare Bisani. Pensate, a 1,2 km di promenade di pedana a sbalzo sul mare che affianca la pista ciclabile, pensate come potrà diventare bello quel sito lì. Quindi c'è una trasformazione che riguarda, non una cosa, mi piace dirla perché non è stato mai detto abbastanza, cioè noi abbiamo riqualificato un certo numero di sentieri che consentono di arrivare a luoghi storici che hanno valenza archeologica. Mi riferisco a Fontana Nuova e Riparo Sotto Roccia, alla Cisternazzi, a Cava Celone, all'ipogeo di Donna Fugata, cioè le Cava Gonfalone. Abbiamo dato un impulso straordinario anche sotto il profilo culturale, consentendo l'accesso attraverso sentieri che hanno una bellezza, una suggestione, una qualità paesaggistica straordinaria, ripristinando muretti a secco. Sono sentieri che adesso sono fruibili mentre prima erano ricoperti da erbaccia. Tutte attività che servono e sono servite a portare la città di Ragusa ai livelli straordinari in cui si trova. Io lo dico e mi baso su dati oggettivi quando dico queste cose, perché si può rappresentare una realtà sulla base di parole, ma poi i fatti concreti, ecco, io sono d'accordo, quando il cittadino esce di casa lo vede se c'è un cantiere, lo vede se c'è un'opera finita. Questa era una replica, torniamo allora a Schirinà, cambiamo argomento. Siamo al 30° anno di vita dell'istituzione comunale con il sindaco eletto direttamente, che è stata anche una grande riforma istituzionale, peraltro
in Sicilia una volta tanto partita prima che nelle regioni a statuto ordinario, quindi in questo caso è stata una innovazione legislativa che poi è stata seguita. Ma la domanda vuole essere questa, poi sarà interessante quella di Cassì perché è sindaco uscente, ma per come vengono eletti il sindaco e il consiglio comunale, a vostro avviso è giusto che il sindaco, a parte le poche eccezioni in cui ciò non accade, abbia un premio di maggioranza e quindi che il Consiglio Comunale nel 60% della sua composizione sia sostanzialmente alle dipendenze del sindaco? Poi magari qualcuno può cambiare idea e se ne va, però sostanzialmente si parte da quella base politica e quindi, come dire, proprio l'equilibrio di divisione dei poteri, cioè tra il titolare del potere amministrativo che è il sindaco e il titolare di tutt'altri poteri che sono di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale, in qualche modo risultano concentrati. La qualità della democrazia e soprattutto la qualità del prodotto amministrativo del sindaco senza un contrappeso critico del Consiglio Comunale, a vostro avviso è un bene o è un male? È complessa la risposta. Io sono dell'idea che il sistema proporzionale, che consentiva di presentarti alla città con un'unica lista e di far sì che nel palazzo si facevano le diverse alleanze, non consentiva governabilità e quindi ogni 6 mesi si andava ad avere diversi sindaci, diverse amministrazioni, senza poter consentire ad un'amministrazione di concludere un quinquennio e finire il quinquennio senza che le sfide ma con le spunte. Il problema invece è, quindi sono d'accordo con la legge attuale, con il maggioritario, perché consente governo. Il problema è lo sbarramento. Sono d'accordo con il premio di maggioranza perché è necessario al fine di consentire la governabilità, non sono d'accordo ad un premio di sbarramento, uno sbarramento del 5% così elevato, perché può determinare le anomalie che sono accadute negli ultimi 10 anni e anche negli ultimi 5 anni. E la lista Cassi sindaco 5 anni fa prese circa il 9,60% dei voti e ha preso il 60% dei seggi. Il 9% dei voti, considerati e votanti, poteva essere anche solo il 5, considerando i votanti, stiamo parlando del 4% dei cittadini, cioè, che ha votato una lista, una comitiva fondamentalmente, che ha governato la città. Questo esclude nettamente dal governo della città tantissimi segmenti sociali. È evidente la discrasia della visione che ha Cassì rispetto alla città, perché è una visione data da una maggioranza che è legata ad un mondo che non vive la città a 360 gradi. Giustamente parlava di Marina, ma non parlava di San Giacomo, di Ragusa Ibla, delle periferie, delle contrade, perché la nostra città è rappresentata da 60 e passa mila abitanti che vivono diverse realtà. Quindi il premio di maggioranza senza uno sbarramento così elevato può determinare delle problematiche di carattere democratico. Chiara la risposta, quindi Schirinà è d'accordo, sì, sul premio di maggioranza, sì, non è d'accordo con lo sbarramento che in qualche modo distorce anche. Siamo d'accordo per una volta con il... Su questo siete d'accordo? Bene, benissimo. No, nel senso che il premio di maggioranza consente la governabilità. Allora, chiaro. Però che scusate, anche se fuoriesco forse dai, sì, ruoli che almeno in questa fase elettorale ci siamo dati, no? Però, come dire, da cittadino esprimo una mia considerazione critica. Ma non sono diversi, totalmente distinti e diversi i poteri e le competenze del Consiglio Comunale? Perché anche su quelle ci deve essere l'effetto del voto dato al sindaco? Negli Stati Uniti d'America, sì, mai a nessuno è passato per la testa di mettere il Congresso alle dipendenze del presidente eletto. È giusta l'osservazione, le competenze sono diverse, però non c'è dubbio che molti atti amministrativi del sindaco, della giunta, passano poi attraverso approvazioni del Consiglio Comunale, approvazioni di regolamenti. Quindi, allora, il sistema democratico è un sistema comunque imperfetto, è il migliore dei sistemi, no? Come si dice, imperfetti. Non c'è dubbio che già la percentuale dei votanti è bassa ed è sempre più bassa, e io attribuisco questo, l'ho detto in altre circostanze, purtroppo a un sistema dei partiti necessario, indispensabile, previsto dalla Costituzione, ma che si è un po' inceppato, si è un po' ingolfato, si è perso di vista quella funzione che aveva prima il partito di collegamento con la comunità, ed è diventato uno strumento per occupare il potere. Alla fine questo purtroppo è diventato, e non è una critica ai partiti in quanto partiti, è una critica a quello che sono diventati i partiti
negli ultimi anni è una situazione che purtroppo crea scompensi. Detto questo, il sistema diciamo elettorale dei comuni, caro direttore, secondo me invece andrebbe preso a modello anche per la elezione di organismi sovracomunali. Cioè l'elezione, la possibilità del cittadino di scegliere la persona fisica che ti deve rappresentare, questa è una cosa veramente di importanza straordinaria. Questa riforma di 30 anni fa è servita infatti a dare stabilità ai comuni. Io mi ricordo, ho letto che quando, prima di questa riforma, i sindaci cambiavano ogni 6 mesi, erano in balia delle correnti dei partiti che all'interno dei consigli comunali stabilivano. E questa riforma nacque in Sicilia. E questa riforma nacque in Sicilia, è stata una riforma che ha avuto risultati straordinari, tanto è vero che si è formato. Spesso si parla di partito dei sindaci, tanto è vero che il sindaco rispetto a qualunque altro rappresentante politico è colui che veramente riesce a incarnare le esigenze, le aspettative di una comunità, è colui nel quale i cittadini della comunità si identificano, è colui che è riconoscibile fisicamente. Quando il sindaco cammina dentro la città lo riconoscono tutti, questa è una cosa straordinariamente importante e dà autorevolezza al sindaco, gli dà potere, gli dà la possibilità di agire, di intervenire, di operare con la consapevolezza di essere il leader di una comunità politica. Per la cronaca aggiungo che la legge del 93 di cui si dotò la regione siciliana e che fu applicata subito nel 93, poi in molti comuni come Ragusa nel 94 e via via, era diversa da quella che poi pochi anni dopo abbiamo conosciuto. C'era la doppia scheda, il cittadino poteva in maniera del tutto separata e scollegata scegliere il sindaco e scegliere poi una lista per il consiglio comunale, ma nel 97 la regione la cambiò con una maggioranza, diciamo, di centrodestra, governo provenzano, perché pare che vincessero sempre i sindaci di centrosinistra, comunque progressisti. Comunque questo è un dato storico che mi sono permesso un po' di rievocare. Siamo in conclusione, ma brevissimamente stiamo su questo tema della effettività della democrazia. La sindacatura Cassì in questo quinquennio, il Consiglio Comunale e il Comune, come hanno trattato gli elementi di partecipazione diretta alla vita democratica da parte dei cittadini? Lo statuto ne contempla alcuni, però spesso, come dire, sono un po' un adempimento formale o burocratico, perché ci devono essere, ma realmente vengono utilizzati. Faccio un esempio: nel 2015, mi pare che il sindaco fosse Piccitto, il Comune si dotò del regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni, sulla base della esperienza bolognese di Labsus, che ha tracciato anche delle cose importanti, però a Ragusa non mi pare che nessun cittadino abbia pensato di farvi ricorso. Ecco, cosa intende fare Cassì? Quale importanza ha detta a questo elemento qualora venga rieletto nel prossimo mandato? Allora, davvero è qualcosa che ho già detto, ma la città di Ragusa ha un fermento di soggetti che hanno una grande propensione ad occuparsi di temi sociali, di temi utili per la comunità, e di farlo attraverso forme di associazionismo che è veramente diffuse in città. Io rivendico il fatto che in questi 5 anni sono stato costantemente a contatto con tutte queste associazioni che operano in città, ma mi riferisco a associazioni del terzo settore, associazioni sindacali, club service, associazioni di volontariato. C'è questo grande fermento, questa grande volontà di mettersi a disposizione degli altri. Allora, quale impegno deve prendere un amministratore, un sindaco? Certamente quello di relazionarsi costantemente, continuamente con chi rappresenta il territorio in queste forme indirette, diciamo. Ed è una cosa che ho fatto, intendo naturalmente continuare a fare. È certamente lo scambio continuo di informazioni, il fatto di ricevere input da associazioni appunto che rappresentano interessi specifici, interessi di parte. E questo il modo attraverso il quale un sindaco può condurre la propria attività amministrativa, superando quel concetto di politica un po' come fazione, perché quello che a me non piace, direttore, è il fatto che troppo spesso si intende il fare politica come il prendere acriticamente, a prioristicamente una posizione a prescindere dal merito dei fatti. Cioè, io appartengo a un partito, sono iscritto, io devo necessariamente contestare e contrastare un'azione politica scelta e promossa dal mio avversario perché così dice la liturgia politica. Allora, per le persone normali che hanno poca dimestichezza con questo mondo politico partitico, questo è qualcosa che risulta indigeribile. Io
ho maturato questo convincimento e voglio portare avanti quest'idea di coinvolgimento della città attraverso le forme di espressione che sono presenti nella città. Allora, questi istituti di democrazia, questa esperienza è contemplata o meno nello statuto o nella sindacatura Schininacqua? Allora Schininacqua fosse eletto sindaco. Guardi, un conto è la sensibilità al dialogo con le associazioni, con le parti interessate della città. Un conto è l'utilizzo di strumenti partecipativi. Vi è una direttiva comunitaria che dal Comune di Ragusa non è attuata se non limitatamente al bilancio partecipato. L'impegno nostro è adottare un regolamento consiliare che possa recepire integralmente la direttiva comunitaria sugli strumenti partecipativi, in cui viene dato un potere alla comunità, un potere di incidere e di partecipare, non la possibilità di essere ascoltata per la benemerenza o meno del sindaco. L'esempio più palese sulla mancanza di strumenti partecipativi nella nostra città è rappresentato dal piano regolatore generale e deve considerare che uno strumento che disegna il futuro della città per i prossimi 20 anni, fino al 2040, era stato proposto, era stato preso d'atto da questa giunta il 20 ottobre del 2022 ed era stato proposto per andare in giunta a 6 mesi dalle elezioni, senza un confronto con le organizzazioni di categoria, senza un confronto stabile, forte, duraturo con la città, volto a consentire alla città di conoscere perfettamente che cosa accade di fronte a casa tua, che cosa nei prossimi 20 anni verrà fatto nel tuo quartiere. Lì io ho lamentato la mancanza di sensibilità democratica di questa amministrazione, perché la sensibilità democratica non è rappresentata dall'andare al compleanno di 100 anni di una signora oppure andare a un club service la domenica. La sensibilità democratica è finalizzata a dare realmente alle associazioni di categoria che operano nel nostro territorio potere partecipativo, bilancio partecipativo, strumenti urbanistici partecipativi e scelte partecipative da parte di chi opera nel territorio. Con riguardo alla faziosità sono del tutto d'accordo col sindaco, non è giusto dire che si è d'accordo o non d'accordo a qualcosa per faziosità. Quindi non ritengo che sia giusto dire oggi per faziosità che a Ragusa ci sono grossi problemi di acqua, nascondere che ci sono grossi problemi di acqua. Ritengo che non sia giusto oggi nasconderci tra di noi della politica che abbiamo grossi problemi nel mondo della sanità. Ritengo che non sia giusto non dire tra di noi, non essere d'accordo tra di noi sul fatto che il centro storico è cadente, è morente, che abbiamo problemi di sicurezza e problemi di inclusione sociale. Potrei continuare. La descrizione che sto dando io della città è una descrizione oggettiva ed è il punto di partenza che dovrebbe unire la politica. Bene, abbiamo concluso il nostro tempo, come così nello spirito di questo format, senza domande ma molto molto brevemente, 30 secondi, un pensiero conclusivo. Cassi. No, il pensiero conclusivo, io credo che questa città abbia bisogno di continuità amministrativa. Io credo che se avrò la possibilità di proseguire in questa esperienza, sono già perfettamente consapevole di dove mettere le mani, di cosa modificare, perché è chiaro che delle cose vanno modificate, delle cose vanno migliorate, c'è una struttura organizzativa, amministrativa, c'è una struttura composta appunto in settori, dirigenti, funzionari, che ho avuto modo di conoscere in questi anni. È chiaro che la prima cosa da fare è quello di mettere a posto, di registrare gli aspetti che secondo me, secondo la valutazione che ho fatto in questo periodo, vanno registrati. Quindi il fatto di poter continuare, proseguire a seguire una serie impressionante, e sottolineo impressionante, di attività, di opere pubbliche, di iniziative che sono state assunte in questi anni, darebbe, secondo me, sarebbe un valore aggiunto per la città, per la comunità stessa, perché di questo si tratta. Avere approvato tutti gli strumenti finanziari e a breve, entro aprile, approveremo anche il bilancio consuntivo dell'anno 2022, ci consente veramente di poter dare prosecuzione con grande profitto sin dai primi giorni. Grazie Schinina. Noi riteniamo che la città debba avere come obiettivo quello di avere delle performance quanto più vicine possibili alle proprie potenzialità, e oggi siamo enormemente lontano. Riteniamo che la città debba cogliere le sfide del terzo millennio, deve diventare una città dinamica, una città moderna, una città che abbia una autorevolezza regionale, nazionale e internazionale. Riteniamo di creare le condizioni perché la nostra città possa essere punto di riferimento dei nomadi digitali. Riteniamo che dobbiamo cogliere l'opportunità dello
smart working, per far sì che tutti gli smart worker possano venire nella nostra città a utilizzarla come punto di riferimento, riteniamo che sia necessario essere ambiziosi, avviare una fase di miglioramento continuo, e per fare questo bisogna far sì che nella politica venga messo quanto più passione, cuore ed entusiasmo possibile, perché c'è tanto da fare, c'è un'operazione di change management forte da fare, ci sono delle opportunità che dobbiamo cogliere e che non stiamo cogliendo, ma soprattutto vi parlo del PNRR, un'opportunità che nei prossimi 40 anni non ci sarà. Il PNRR ha 6 distinte misure, non solo lavori pubblici, ma anche cultura, sociale, transizione digitale, e dobbiamo cercare di cogliere tutte le opportunità che ci sta offrendo la Comunità Europea e il Governo Nazionale. Bene, grazie a Riccardo Schinità e a Peppe Cassì, candidati a sindaco di Ragusa, con i quali abbiamo parlato delle loro rispettive candidature, dei programmi, affinché chi ci segua possa formarsi al meglio la propria opinione, il proprio convincimento e formarsi la propria libertà di scelta nel votare il 28 e 29 maggio. Grazie a Cassì e Schinità, grazie a quanti ci hanno seguito, e prossimo appuntamento con speciale elezioni amministrative che, per quanto riguarda la città di Ragusa, a maggio poi vedrà, almeno da parte nostra, ma sono certo che i candidati sono disponibili perché, a differenza di altre città, lo sono stati tranquillamente finora, avremo un incontro comune fra tutti i candidati, che sono 4, e vedremo se la presentazione delle liste confermerà a questo numero, ovviamente, ma insomma ormai si può dire che pare che sia un dato acquisito questo. Grazie ancora e appuntamento alla prossima puntata di speciale elezioni amministrative.